Res Ire è una celebre sequenza in lingua latina attribuita a fra Tommaso da Celano, discepolo di San Francesco, ed è una composizione poetica medievale fra le più riuscite. Quest'inno rappresenta una innovazione stilistica rispetto al latino classico. Il ritmo è accentuativo e non qualitativo. I versi sono composti con una rima baciata, ad eccezione delle ultime due strofe, e il metro è trocaico. Il Dies Ire è un richiamo potente al giudizio finale, al quale nessuno potrà sottrarsi. Questo canto liturgico, inserito nella messa di rito romano per i defunti, il Requiem, descrive la fine dei tempi e il gran giorno, l'ultima tromba che raccoglie le anime davanti al trono di Dio, dove i buoni saranno salvati e i malvagi condannati al fuoco eterno. Questa sera l'orchestra e il coro della Filarmonica Prenestina nella Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma, con il concerto e il settimo angelo suonò, ci proporrà un affascinante ed inusuale excursus tra i più celebri requiem nella storia della musica. Dalla Basilica di San Pietro in Vincoli, nella quale, come vedete alle mie spalle, è presente la famosissima tomba di Papa Giulio II con il Mosè di Michelangelo, questa sera abbiamo assistito all'esecuzione di alcuni fra i Dies Ire più pregnanti di significato e più emozionanti. Michela Cossidente per HTO dalla Basilica di San Pietro in Vincoli in Roma.